Sostanzialmente, recensendo in maniera incazzata una serie popolare tanto amata come 13 Reasons Why, hai creato uno squilibrio per quanto riguarda l'energia che emani quando ti incazzi parlando di un'opera audiovisiva. Innanzitutto perché è una serie TV e le regole sono un po' diverse. E poi perché di solito tu parli sempre di film che sono universalmente riconosciuti come orribili, mentre quella serie è diversa. In tanti la apprezzano ancora nonostante effettivamente faccia cagare la merda. E quindi adesso, se ti incazzi troppo, potresti dare ulteriore potere a Prepuzio. Devi cercare di stare calmo. Ah, non preoccuparti, non c'è periodo. È un po' che non mi incazzo per un film. Mi è arrivata una mail? Ciao Victor, perché per Halloween non recensisci questo film? Ti lascio il link per guardarlo su Netflix. Secondo me non è male. Guardiamolo. Sì, ma ricordati quello che ti ho detto. Che succede? Fate cazzo il tuo capellone. E io mi chiamo Frank, faccia la cazzo. Oh no! Vzoga! Allora, oggi è il 31 di ottobre, è Halloween, ed eccomi con la consueta recensione per celebrare questo scoppiettante avvenimento. E quale modo migliore di farlo, dico io, se non parlando di un film horror. E qualche mese fa mi è capitato di vedere quasi per caso su Netflix un film che aveva attirato la mia attenzione perché il titolo richiamava evidentemente un film che io ho sempre adorato, di un regista che ha reinventato il genere horror creando un filone che è diventato tra i miei preferiti in assoluto. Mi riferisco naturalmente a Giorgio Romero e il film in questione del 2018 per la regia di Hector Hernandez Vicens ed è Day of the Dead Bloodline. Ho visto il titolo all'epoca, sono andato a informarmi e ho scoperto che si tratta di un remake del Giorno degli Zombie di Romero, il film più politico di quelli che ha diretto riguardanti gli zombie. E quindi io ho pensato, ma sono impazziti? Vogliono fare il remake di un film del genere? Ma come fai? Non potrà mai essere nemmeno lontanamente bello come l'originale, ma magari... si trattava di qualcosa di diverso, un film un po' più leggero, che però era riuscito ad adattare il contesto creato da Romero alla contemporaneità. Quindi gli ho dato il beneficio del dubbio, l'ho guardato, e devo dire che alla fine ho subito pensato che questo film è come prendersi una colata di sciolta addosso e farsi asciugare con il phone, è come bere un bicchiere di urina di capra e starnutire nel frattempo. È un coccio di vetro infilato di prepotenza nel culo della tradizione di zombie movie. Piuttosto che guardare questo film che ho già visto due volte, andrei a cena con Salvini per parlare di immigrazione. Ma siccome sono troppo giovane per morire di embolia, vorrei calmarmi e cercare di parlare in maniera tranquilla di questo film. Ma andiamo con ordine. Il regista Hector Hernandez Vicens non è che sia famoso, in realtà non si trova niente di suo da nessuna parte a livello di lungometraggi, quindi credo che sia il suo primo film. E che culo, no? Tu come primo film hai la presunzione di andare a toccare un capolavoro come il Giorno degli Zombie, non solo uno zombie movie con i controcoglioni, ma anche un film estremamente politico, e mi chiedo come Vicens avrà pensato di adattarlo? Ma ovviamente con il culo, che domande! Quindi ci saranno spoiler in questa recensione, non che ci sia molto a rovinarvi, però magari volete vedere il film prima, visto che è su Netflix, e poi ascoltare la mia opinione al riguardo. Quindi se non avete visto e non volete sapere nulla, evitate di proseguire con la visione di questo video. Allora, il film inizia con il caos, ci sono zombie ovunque e vediamo alcuni zombie che attaccano delle persone e non ho capito per quale motivo siano tutti straccioni. Sembrano vestiti come dei barboni. Ora, ci può anche stare che quando tu vieni morso in maniera violenta da uno zombie nella finzione,
questo morso ti strappi anche i vestiti, per amor del cielo. Ma qui non parliamo di vestiti strappati, parliamo proprio di vestiti rovinati, consunti. Non ho capito per quale motivo questa cosa. Io sinceramente non vedevo una minchia del genere da Zombie 3 di Claudio Fragasso, che molti lo conosceranno perché all'epoca, anni fa, lo recensì il buon Yotobi, quando ancora si occupava di recensire film brutti o squalidi, che dir si voglia. Quindi io, quando ho visto questa cosa nei primi 10 secondi, ho pensato: oh, marchiamo male, marchiamo malissimo. Poi, quando sono andato a documentarmi, ho letto una dichiarazione del produttore e del regista, e la dichiarazione diceva che non volevano inserire zombie che corrono o zombie troppo adattati al gusto contemporaneo, bensì volevano omaggiare gli zombie classici di Romero, quelli che lui aveva creato a partire dalla figura dello zombie voodoo di film come L'isola degli zombie, ad esempio. E invece, nei primi 20 secondi, vediamo zombie che corrono come dei cazzo di maratoneti. Io non ho niente contro gli zombie che corrono, ma io mi chiedo, perché dichiarare una cosa del genere e poi inserire zombie che non c'entrano un cazzo con quelli di Romero in un film che dovrebbe essere il fottuto remake del giorno degli zombie dello stesso Romero? Ma perché? Ma cosa avevano nel cervello? Cosa si sono fumati? Che yogurt scaduto hanno mangiato prima di pensare a una cosa del genere? Ma non importa. Vediamo questo zombie che attacca una coppia che era appena salita in macchina. Prima che lui riuscisse a mettere in moto, lo zombie arriva lì, spacca il vetro, lo ammazza. Peraltro i corpi scoppiano in questo film, esplodono, deflagrano che nemmeno in Django Unchained di Tarantino. Gli zombie mordono e vediamo queste fontane di sangue, ma improvvise, proprio a pressione, e per appunto il guidatore viene dilaniato, si sporca anche per la brezza, tanto che la nuvola di sangue è estesa, e lo zombie con nonchalance pulisce il vetro come se fosse un lavavetri ai semafori. Quindi da questo si evince che se si riuscisse a controllare i zombie sarebbero una forza lavoro allucinante negli autolavaggi. Cazzo, ma vi pare poco? No, assolutamente no. Comunque, la protagonista è questa biondina insipida, o meglio, mi sembrava biondina, poi non ho capito se era tipo bionda, castana, insomma, colore di capelli indefinito, che per appunto è nella devastazione, ha paura, sta parlando con la madre, la quale evidentemente viene aggredita mentre è al telefono con lei, e abbiamo poco dopo un flashback. Il perché dover mostrare questa situazione di caos e poi subito un flashback non lo capisco, ma non importa. E scopriamo che la ragazzetta, che magari avrà un colore di capelli indefinito, ma è sicuramente insipida, è una studentessa di medicina. Sono nell'obitorio della facoltà a assistere a una lezione dove la professoressa fa anche delle domande, e stanno esaminando questo tizio corpulento che è morto di qualcosa che devono scoprire gli studenti. Nessuno indovina tranne lei, che è una specie di Hermione Granger della medicina, che alza la mano prontamente e dice: è morto di influenza, esaminandolo meticolosamente come se fosse una porno dottoressa, un'arcività in quello che fa che è allucinante. E la dottoressa si complimenta, ma aggiunge: sì, ma di che influenza è morto? E lei dice: H1N5. E la professoressa dice: no, N1H1. E vediamo la ragazzetta tutta afflitta, perché lei non è una brava aspirante dottoressa, perché come ha fatto a non capirlo? E tra l'altro anche la professoressa non capisce un cazzo, perché va bene che magari il virus è simile all'influenza, ma è possibile che dopo l'autopsia, perché il corpo ha già subito l'autopsia, ci sono i tagli ricuciti, non si sia accorta che non si tratta di H1N1, perché può essere anche un ceppo simile, ma non può essere quello, dal momento che altrimenti sarebbe la fottuta N1H1 o H1N1, come cazzo si chiama. Fortunatamente io non sono un aspirante medico, quindi posso essere ignorante. Sta di fatto
che questa qui è tutta afflitta, va nella sua postazione dove ha le foto di lei con la madre appese, e a un certo punto torna la professoressa, che è una dottoressa naturalmente, e dice: è arrivato il tuo paziente speciale. E lei risponde: non puoi mandare qualcun altro perché mi inquieta. Ma no, dai, quest'uomo ha gli anticorpi 100 volte più sviluppati, cioè ha 100 volte più anticorpi di qualunque altro essere umano. E io mi sono chiesto: ok, state permettendo alla tizia di fare delle analisi, ma non sono un dottore, lo ripeto, non è una cosa da storia della medicina, non è una scoperta incredibile avere uno che ha cioè 100 volte tanto gli anticorpi che ha un normale essere umano? E per tutta risposta, dopo una cosa del genere, tu fai fare le analisi alla novizia, una che non è neanche medico, da quello che si è capito, è una studentessa? Quest'uomo dovrebbe stare in un centro di ricerca 24 ore su 24 con dottoroni, professoroni di stirpe che gli prendono il sangue e gli dicono: minchia, ma questo è un ganzo, ma quanto cazzo è figo sto uomo, ma è Superman! Ma perché non lo stanno analizzando come si deve? Io mi immagino quale sia stata la conversazione tra i professoroni che hanno scoperto che questo tizio è così speciale. Dottor Pivetta, quest'uomo è un miracolo vivente, che cosa facciamo? Lo analizziamo noi che abbiamo studiato medicina per anni? Ma certo che no, dottor Bistrulli, lasciamo che sia la novellina che non sa neanche distinguere i ceppi influenzali a esaminarlo, no? E così Zoe, questo è il nome della novellina insipida, ubbidisce la dottoressa e va nella sala analisi, dove facciamo la conoscenza di Max, questo individuo inquietantissimo che è chiaramente il frutto dell'amore proibito tra Bela Lugosi e Norman Bates, perché ha i capelli più leccati della storia del cinema. Io capisco che volevano conferire un'aria inquietante a questo personaggio, che sarà centrale per quanto riguarda la trama di questo abominio che dovrei chiamare film, ma mi sembra un po' troppo. Aggiungiamoci il fatto che non appena la vede inizia a farle complimenti, a chiedere di uscire, ma lei, come tutte le altre volte in cui ha effettuato analisi su di lui, dice stoicamente di no. E allora le chiede di porgergli il braccio sinistro, preleva del sangue e lui ne approfitta per fare una battuta simpaticissima. Wow, Zoe, mi succhi il sangue come una vampira. Ma Zoe ignora questa battuta tristissima e anche vagamente psicopatica e gli chiede di porgergli il braccio destro. Ora, ripeto, io non sono un dottore, questa cosa la dirò altre volte nella recensione, è garantito, ma perché prelevare il sangue da entrambe le braccia? C'è più sangue in un braccio rispetto che nell'altro, cambia gruppo. Perché? Ma per quale motivo? In realtà è un pretesto per far sì che il nostro Norman Bates dei poveri faccia il numerone. Siccome Zoe per tutto quel tempo non ha fatto altro che rifiutare le sue brillantissime avance, lui, che probabilmente ha preso lezioni di seduzione da Michael Myers, mostra la sorpresa che le ha preparato. Si tira sulla manica e le fa vedere che sull'avambraccio si è inciso il nome di lei. E ha questa ferita che è ancora vagamente sanguinolenta, che riporta le lettere Z-O-E. Santo cielo, come cazzo si fa? Ripeto, mi va benissimo inserire un personaggio strano, ma questo dovrebbe stare rinchiuso ad Arkham Asylum. Come cazzo è possibile che un individuo del genere sia ancora a piede libero? Io vi giuro, non lo so. D'accordo, chi ha scritto questo film probabilmente ha avuto delle storie d'amore estremamente travagliate, o si è inciso il nome della ragazza sul pene, io questo non lo so e non lo voglio sapere. Quindi lei, tutta spaventata, attende che arrivi una sua collega e amica che scaccia questo pervertito satanico e subito dopo dice: beh, che facciamo? Festeggiamo? Stasera si fa Baldoria. Zoe si ricompone subito e dice: sì, dai, va bene. Allora, come fai a non sentirti fottutamente spaventata per il fatto che c'è un tizio che ti sta stalkerando perché viene lì a farsi fare l'analisi solo per vederti, che si è inciso, non tatuato!
tatuato, è perché già lì sarebbe malattia mentale pure, ma tatuare, cioè inciso il tuo nome sull'avambraccio, è roba dal silenzio degli innocenti. Probabilmente Max deve essersi interrogato a lungo su cosa fare e deve essere giunto alla conclusione che questa fosse la soluzione migliore, una cosa tipo questa. Allora, che cosa posso regalare alla mia Zoe? Un mazzo di fiori? Una scatola di cioccolatini? No, anzi, idea geniale! Mi mutilo per fare colpo su di lei! Quindi ci troviamo improvvisamente alla festa, dove però Zoe non si sta divertendo e le dicono di andare a prendere un fusto di birra nel posto più ovvio, dove alle feste nella facoltà di medicina si tiene la birra, ovvero nelle celle frigorifere dell'obitorio. Ma non è per niente macabra questa cosa, no, non succederà assolutamente nulla di terribile tra poco. Lei va a prendere la birra, abbiamo un jump scare perché c'è un suo compagno di corso che si è nascosto in una delle celle e esce urlando, il solito jump scare che io chiamo il gatto di mio cugino che salta e ti spaventa, perché è una reazione chimica del cervello. Va bene, il tizio se ne va, Zoe prende il fusto di birra, ma si trova improvvisamente faccia a faccia con Max, che è ancora più strano del solito, il che è tutto dire. E che cosa fa Max? Inizia a dirle che lei è sua, che deve uscire con lui, lei rifiuta, lui le tira una papagna, la butta per terra e mentre sta per usarle violenza dice questo: Zoe, ti prego, devi darmi una possibilità, la stai per stuprare, ma cosa cazzo ti dice il cervello? Ma quanto devi essere psicopatico, lui come personaggio ma anche lo sceneggiatore, cioè questo mentre sta per stuprarla dice ti prego dammi una possibilità. La malattia mentale di questa scena è terrificante. A venire in aiuto a Zoe ci pensa il ciccione della mattina prima, cioè quello che era morto di influenza, che era stato affettato per l'autopsia e che magicamente, proprio in quell'istante, è risorto come zombie. Max viene attaccato, lo zombie le strappa il collo, Zoe inizia a correre, arriva alla festa e fa oddio! Oddio, sta per succedere, ma così brutto, andate via! Ah, perché non state andando via? Che per l'amor del cielo ha anche ragione, però, cara Zoe, tu hai visto il ciccione zombie? Loro no, loro in quel momento vedono solo una tizia spaventatissima che è sconvolta perché stava per essere stuprata e perché ha visto il suo aggressore venire ucciso brutalmente da uno zombie e non possono immaginarselo. Io già mi chiedo come cazzo una cosa del genere se la sia potuta immaginare lo sceneggiatore. Figurati come cazzo possono immaginarsi i personaggi di questo film, che sono tutti degli idioti con un QI sotto il 35. E naturalmente, in men che non si dica, scoppia la carneficina. Zombie a destra, zombie a sinistra, la dottoressa che arriva palesemente zombificata, piena di sangue, col moccio che le cola, e uno degli studenti che le dice: ma professoressa, si sente bene? Sì! Sì, caro il mio coglione, nonché vittima designata numero uno della festa, sì, è normalissimo avere il collo strappato, avere le arterie che spuntano e vomitare una bava giallastra, è una cosa normalissima, sta bene testa di cazzo, sta bene! Muoiono tutti, l'amica e collega viene sbranata sotto gli occhi di Zoe e poi abbiamo un salto temporale di 5 anni, cioè non 2 mesi, 5 anni, dove la voce narrante di Zoe si butta in uno spiegone dove dice che il mondo è crollato nel caos e che adesso lei vive in questo rifugio che è metà, diciamo, caserma militare e metà rifugio. Lo spiegone era necessario? No, perché ormai siamo sempre abituati a voci fuori campo che ci spiegano tutto. Stavo cagando. Certo, forse non c'era bisogno di specificarlo, forse era chiaro a tutti. Ma chi può sapere davvero il motivo per cui ero seduto sul cesso? Forse mi avevano ceduto le ginocchia e mi stavo riposando? Forse stavo riflettendo sull'esistenza dell'umanità? Bisogna sempre specificare certe cose, sempre! E quindi Zoe, in tutto questo, è il medico del centro, cioè lei che non sa distinguere i ceppi influenzali
È il medico del centro, per l'amor del cielo, in casi disperati si fa di necessità virtù. Il problema è che lei sembra una biologa esperta in grado di analizzare il sangue degli infetti e sta cercando addirittura un antivirus. Certo, non sa un cazzo perché non ha finito gli studi, però l'hanno messa a indagare sul virus perché in tutto il mondo non sarà sopravvissuto un vero biologo, un vero virologo per fare una cosa del genere. No, ci deve pensare Zoe, perché lei è esperta, mi dicono. Comunque, facciamo la conoscenza anche di altri personaggi, alcuni militari anonimi, di cui non ricordo assolutamente il nome, perché non sono neanche sicuro che lo dicano, ma forse sì, e chi cazzo se ne frega in tal caso, e vediamo che naturalmente dovevano ficcarci il facsimile del capitano Rhodes, che qua sembra il tenente Dan di Forrest Gump, ma con le gambe e con molti più problemi, il che è tutto dire. E questo è uno stronzo, però il punto è che dove il capitano Rhodes era uno stronzo psicopatico, questo è sì stronzo, ma non è psicopatico, perché tutte le volte che lui e Zoe litigano, lui ha ragione. Certo, questa ragione la esprime in maniera maleducata, strafottente, quello che volete, ma ha ragione. È il povero Walter Peck di questo film. Walter Peck, il tizio rompicoglioni del film Ghostbusters, che ce l'aveva con loro, ma che aveva ragione, perché questi arrivavano in hotel, distruggevano tutto con delle armi non registrate, e ci può anche stare che un burocrate dica: oh, ma che cazzo state facendo? Era uno stronzo, era un rompicoglioni, ma tutti i tratti li aveva. Il facsimile di Rhodes qui è la stessa identica cosa. Si incazza con Zoe perché Zoe è una minchia di mentecatta che, peraltro, sta con il fratello del facsimile di Rhodes, che per comodità chiameremo Mr. Messa in Piega. Io non capisco. Lo sceneggiatore di questo film è stato aggredito in tenera infanzia da un parrucchiere, perché sembra che abbia un grosso problema con i capelli dei personaggi, perché Max, sapete che capelli ha, questo tizio che si chiama Baca ha la tendina, questi capelli che sembrano sempre perennemente trattati col balsamo, che io dico: come fai ad avere dei capelli così belli che c'è fuori l'apocalisse? Vabbè, degli Pantene, chi cazzo te lo procura? Chi è il tuo fornitore? Comunque sia, Mr. Messa in Piega ha per appunto una relazione con lei, e vediamo che lei, poco prima di parlare con il facsimile di Rhodes e Mr. Messa in Piega, è andata da questa bambina che sta male perché ha la polmonite batterica. Quindi dice: facsimile di Rhodes, io devo prendere gli antibiotici e l'unico posto dove so che ce ne sono è la mia vecchia università. E il facsimile di Rhodes dice: no, è troppo lontano, dobbiamo stare nel raggio prestabilito. Ma abbiamo saccheggiato tutto. Sì, ho capito, ma no, andiamo là. E lui dice: va bene, ok, perché lei dice: l'infezione si può propagare. E poi dopo va dalla bambina, le dà un bacino sulla fronte e la carezza. Ma sei batterica, non la prendi anche tu? Non usa i guanti, non usa la mascherina, non usa niente. Devono andare in questo cazzo di posto, ok, dove c'è stato l'attacco all'inizio, quindi, perché la polmonite probabilmente infettiva e tutti potrebbero morire, ma non mettono in quarantena la bambina, non mettono in quarantena i genitori, non lei non usa le protezioni, ma chi gliel'ha data la laurea? Paperiaggia, no! Lei non ce l'ha la laurea! Stanno ad ascoltare una che sì, ha eseguito gli studi, ma non approfonditi, le fanno creare, le permettono di tentare di creare l'antivirus, le permettono di girare senza protezioni mediche, tanto chi cazzo se ne frega, in fondo è solo una polmonite che può sterminare l'intero rifugio, no? Quindi lei, nonostante sia stressata per questa cosa, ha il tempo di cercare di trombare con Baca, però quando lui la tocca, lei subito si sposta perché le viene in mente quello che l'ha fatto Max, il che ci sta tantissimo, ma mi chiedo, siccome fa capire che lei con Baca sta da tanto, perché proprio in quel momento? Cioè, si vede proprio che lo sceneggiatore voleva far vedere che lei è ancora traumatizzata da Max, il problema è che ha inserito questa cosa in un contesto in cui è strano. Cioè, perché proprio in quel momento? Forse perché deve tornare là, può essere, non lo so, però è proprio strana come scena, perché il trauma è una cosa sacrosanta, però ha proprio una connotazione facilona, capito? È proprio sbagliato il modo in cui è messo in scena in quel preciso istante, quindi
Io ho pensato, ok, è ancora traumatizzata, perché le viene in mente proprio in quel momento? Però va bene, d'accordo, perché comunque si suppone che lei abbia già avuto numerosi rapporti con Bach, quindi se aveva dei problemi magari ne aveva parlato, cose del genere. Invece, perché lui comunque è stranito, perché evidentemente lei non si è mai comportata in quel modo. Quindi, cosa succede? Che devono andare in questo cazzo di posto. Quindi organizzano due jeep e partono. E nel tragitto dobbiamo sorbirci i pipponi dei vari personaggi. Mister S Impiega e Zoe parlano della loro famiglia e Mister S Impiega dice: mio padre era un militare, non sorrideva mai, voleva sempre avere il controllo. E qui si capisce perché tuo fratello sia uno stronzo, ma ripeto, non stronzo e cattivo come il capitano Rhodes, ma questo è un altro discorso. E nell'altra jeep invece gli altri militari anonimi iniziano a parlare di quello che gli manca e ci sono cose tipo questa. Mi conoscete, io sono Jason, mi mancano i cheeseburger. Conoscete anche me, sono Francis, a me mancano gli spaghetti. Piacere, Victor Laszlo 88, mi mancano i film fatti bene. Naturalmente una delle jeep svampa in mezzo al bosco al calar del sole. Ci mancava solo la croce girata al contrario su un albero ed eravamo a posto. Quindi iniziano a smanettare col motore. Quando è tutto buio, gli zombie iniziano ad arrivare. Magicamente la jeep è riparata. Scappano con gli zombie che urlano, arrivano all'università e trovano una fraccata di medicine antibiotici. Ora, è pericoloso quello che vuoi, ma perché non hai proposto di andarci prima? Cazzo! No, non lo so. Cioè, veramente, la protagonista è una deficiente. Io la odio con tutto il cuore e per ogni secondo che passava speravo mordetela, uccidetela, mordetela! E invece no. No? Cosa succede però? Che lei vuole andare anche a recuperare le foto che aveva appese nella sua postazione all'università e improvvisamente vediamo che c'è uno zombie che le insegue e capiamo che quello zombie è Max e notiamo anche che 5 anni passati da zombie non gli hanno migliorato la pettinatura, anzi ha questa frangetta in stile emo Peter di Spider-Man 3 che è raccapricciante. Non so se faccia più schifo il fatto che sia marcio oppure la sua capigliatura. Nel frattempo perdono un militare, arrivano all'accampamento e la moglie di questo militare incolpa Zoe dicendo: tu, è colpa tua, sei tu che hai voluto andare fuori dal fanculo. E io lì ho dovuto prendere il telecomando, stoppare e iniziare un applauso doveroso di un minuto così, perché è quello che tutti guardando questo film vorrebbero dire fin dall'inizio a questa testa di cazzo di Zoe. Ma non si sono accorti che Max, zombificato, che è evidentemente diverso rispetto agli altri zombie, si è appeso paciosamente per tutto il cazzo di tragitto, cioè è rimasto ore appeso, senza che loro se ne accorgessero, al fondo di una delle jeep. Ci sono i militari che parlano, che sta sistemando le scatole, Max furtivamente entra dentro al rifugio. E io ho pensato, ma veramente, ma chi cazzo li ha addestrati? Sono militari, dovrebbero essere cazzuti, pieni di armi e non si accorgono di uno zombie atipico che era stato appeso per ore sotto la jeep e che riesce a entrare, che sembra tipo Pippo quando vuole fare il furtivo nei cartoni animati. Ma come cazzo gli è venuto in mente una cosa del genere? Io vi giuro, non ne ho idea. Max inizia a strisciare nei condotti emettendo versi inumani che sono anche fatti bene, se non fosse che si vede lontano un miglio che sono stati aggiunti in post-produzione, perché lui ringhia oppure fa con la bocca chiusa così, cioè, ma come puoi? Ma porca, cioè, si vede che non è l'attore a metterli. E c'è un tizio che sta allegramente leggendo porno in guardiola. Mettono solo gente preparata a fare la guardia in questo rifugio, uno un po' panzone che sente dei rumori nei condotti e dice: maledetti topi! Prende un martello e striscia nel condotto. Ma c'è la cazzo di Apocalisse di San Giovanni fuori! Senti un rumore sospetto e strisci nei condotti. Cioè, veramente, a questo punto, caro il mio personaggio fittizio, spero che tu muoia nel peggiore dei modi. E vengo accontentato perché Max, con un effetto di velocizzazione della ripresa, gli va addosso e in mensa, mentre tutti parlano allegramente, arriva il facsimile di Rhodes che dice alla compagna, moglie, che peraltro se non sbaglio sono i genitori della bambina, non viene una cazzata quella malata di polmonite, vabbè,
dice: vai a chiamare il tuo ragazzo e digli che deve riparare la stufa. Lei va per l'appunto da questo tizio, cioè va dal marito, ragazzo, che cazzo che è, non lo trova, e vede delle gocce di sangue che stanno colando dal condotto. E fa la cosa più normale che si potrebbe fare in un momento del genere. Mette sotto una mano, si fa colare il sangue e fa così. È sangue! È sangue! Cosa? Ma cos'è? Stanno giocando con gli acrilici nei condotti. Ma cosa cazzo sarà mai? È sangue. Apre il condotto, cade giù il marito, quel cazzo che è morto, scappa urlando, si imbatte in Max che la uccide. La macchina presa, questo non ce la mostra, ma la uccide. Anche perché c'è fin troppa violenza in questo film, è troppo esagerata. È una violenza... non lo so, nel senso, non c'era bisogno di... Non è neanche una violenza calibrata. I film sugli zombie sono tradizionalmente violenti, ma questo eccede. Eccede anche quando non c'è alcun motivo, porca di quella puttana. Quindi, lei fondamentalmente muore come una stronza, ed è anche giusto così. Peraltro, continuano i dibattiti con il facsimile di Rhodes da parte di Zoe, perché lui sta cercando di garantire la sicurezza, ma lei continua a dire no, perché devo trovare l'antivirus, eccetera. E fondamentalmente a un certo punto Max vede Zoe, fa per attaccarla, ma lei se ne accorge, riescono a catturarlo e lo incatenano. E ragazzi, è impressionante come, guardandolo bene, quest'uomo sia più bello da zombie che da umano. Almeno questo sorriso sbarazzino che sembra il Grinch, cioè vi giuro, io ero contentissimo quando ho visto questa cosa. Oh, ma che bell'effetto speciale fatto bene, un bel trucco, non sembra male. Zoe è spaventata dal fatto che lui sia riuscito ad arrivare fin lì, ma si accorge che non la morde. Non la morde e la guarda con sguardo afflitto, la lecca smerdandola tutta. Peraltro io dico, ma in questo film le infezioni non esistono, cioè... Questa va dalla bambina malata di polmonite, tranquilla. Questo cazzo di zombie di merda la smerda e lei non si infetta. No, è inutile, non si infetta. Ma perché Max non la morde? Quando ho visto che Max è uno zombie diverso, intelligente, probabilmente per quel difettuccio degli anticorpi, ho pensato, fermi tutti. Quindi, se il facsimile di Rhodes è per appunto il facsimile del capitano Rhodes del giorno degli zombie, Max è Bub, cioè Bub nel giorno degli zombie è questo zombie che sta che viene studiato da questo professore, il quale ha notato che questo zombie è intelligente, riesce a afferrare gli oggetti, mostra pietà nei confronti delle potenziali vittime, ma non perché ha qualcosa nel sangue, perché è l'inizio dell'evoluzione dello zombie come nuova specie, addirittura superiore a quella degli esseri umani. Quanto è accattivante questo concept. Bub qui è così perché, nonostante si sia zombificato, lui è ancora ossessionato da Zoe. Quindi il corrispettivo di Bub, zombie intelligente perché evoluzione di una nuova specie, è un tizio con più anticorpi della norma, che è uno zombie più intelligente, non morde la protagonista perché è un morto di figa. Questo è uno zombie appassionato di figa. Che cazzo sto guardando? Cosa sto guardando? Aiutatemi! Porca puttana! Cioè, veramente, io ero... Il mio cervello... Non ho neanche le parole per dirla. Quindi lei preleva il campione di sangue dicendo: vieni qua, vuoi avermi? Cioè, lei seduce lo zombie! Studia il suo sangue e capisce che Max è la chiave per l'antivirus. Lo ripeto, non distingue ceppi influenzali, ma capisce come curare l'umanità. E il facsimile di Rhodes giustamente dice: io a questo stronzo ci pianto un proiettile in testa. Sei stronza, ci sono dei bambini, e se scappa, non scappa,
è incatenato, è uno zombie intelligente, non hai notato lo sguardo che ha lanciato alle chiavi appese alla cintola del tuo compagno militare perché ha capito che sono quelle delle catene con cui è imprigionato? Io vi giuro, non ce la posso fare, cioè vogliono fargli passare per cattivo un tizio che ha piena ragione su tutto. E il capitano Rhodes nel frattempo scopre che Max ha il nome di Zoe inciso sull'avambraccio e pensa, ma cazzo, allora è legata a lui. E allora lo dice a Mr. Messa in Piega, perché suo fratello è in fondo, per quanto lui sia una persona un po' rocciosa, gli vuole bene. E quindi Zoe continua a dire, no, dobbiamo fare, ho bisogno di campioni, non ho più campioni di infetti. Se riesco ad avere campioni di infetti, probabilmente riesco anche a trovare la cura contro il virus. E dice, me coglioni, cioè, bella, bravo. Senza dire nulla, faccine di Rhodes, che giustamente disapproverebbe, vanno alla recinzione dove sono ammassati tutti gli zombie, le fanno entrare una alla volta in modo da stordirli e permettere a Zoe di prendere il sangue per poi sparare in testa alla creatura. Ora, ne fanno entrare due tutto a posto, a un certo punto ne entra un altro e fanno la recinzione! Oddio! Si apre la recinzione e entra questa valanga di zombie che corrono. Muoiono tutti, l'amica di Zoe che era lì al centro, quella che l'aiutava con le ricerche, viene morsa, entrano, chiudono le porte e il facsimile di Rhodes dice, che cazzo è successo? Zoe aveva bisogno dei campioni di sangue, lei è stata morsa, lui tira fuori la pistola e spara la tizia. E Zoe, mostro! Testa di merda. In questo film sono già morte 3 o 4 persone per la tua faccia da culo. Ha sparato alla tizia perché sennò diventavano zombie. Hai voglia di dire, ma forse sto trovando l'antivirus. Ragazzi, questi sono una comunità che non può permettersi a porte chiuse di avere un'infezione di zombie. Ma come cazzo viene in me? E il Faxino Rhodes dice al fratello, per l'appunto, guarda che questa qui ha uno zombie intelligente col suo nome inciso sul braccio. Ti vuoi svegliare un attimo? Allora lui... Mr. Messa in Piega va a chiedere spiegazioni, fa, ma chi è quell'uomo per te? E lei cerca anche di farlo sentire il colpo, dice, ma è un tizio che ha cercato di abusare di me, sei contento adesso? E io dico, il trauma è terribile, ma come cazzo l'ha messo in scena? Cioè, sono morte delle persone perché tu dici che trovi antico, eccetera, questo qui sa che questo ha il tuo nome inciso, te lo chiede, come può anche solo sospettare che quello era un maniaco che aveva cercato di abusare di lei? Ma porca puttana, cioè, capito? I rapporti tra i personaggi sono assurdi. Peraltro, scopriamo che Max sa parlare e guarda Zoe e dice lei prende il sangue, fa ancora le analisi, cerca di capire. Nel frattempo c'è questa militare che guarda Zoe e fa, non mi fai paura. Max riesce a prenderla, la tolgono illesa, ma era un diversivo che Max ha usato per prendere le chiavi al tizio colore. Mentre Zoe scopre che semplicemente iniettando il sangue di Max nelle persone che sono state morse si può scongiurare l'infezione, Max si libera e quindi parte la carneficina. Lui rapisce Zoe, va nell'auto rimessa, apre le porte, entrano gli zombie, la maggior parte dei militari muore. Ovviamente il facsimile di Rhodes fa la stessa fine di Rhodes, ma con una regia di merda. Cioè, avete presente come finiva Rhodes? Squartato dagli zombie, cioè lui si vede dividere che è ancora vivo. Ma il punto è che qua, siccome Hector Hernandez Salcazzo non è un bravo regista, perché la regia di questo film è una merda confusionaria, con questa fotografia sempre buia e scura che non ti fa capire un cazzo quello che succede quando sono nelle scene in notturna. Cioè, quasi non si vede che lo squartano, nonostante ci sia stata una bella dose di violenza insensata fino a quel momento. Intanto Mr. Messa in Piega viene morso a destra e a sinistra, che non ce la fa più, e praticamente che cosa succede? Lui vede perché prima Max aveva rapito la bambina, poi ha cercato di prendere Zoe
E praticamente si scuote, non aveva rapito, aveva rapito la bambina, che nel frattempo aveva trovato la madre zombificata, che erano giorni che girava lì tranquilla, va bene, ok, nessuno l'ha vista, d'accordo. E vanno nella serra, dove Zoe stacca la testa di Max con una pala, senza però riuscire a migliorare il suo taglio di capelli, e ancora la voce narrante ci fa capire che lei ha curato Mr. Messa in piega, che adesso esiste un culo contro i morsi, ma tanto alla fine gli zombie di questo film non sono pericolosi, perché quando ti mordono ti strappano la gola. No, il morso è il problema. Cioè, va bene, questo andrà a migliorare la situazione, ma sta di fatto che ogni persona che viene morsa si vede strappare metà collo o strappare le braccia, quindi se non ti ammazza l'infezione del morso, ti ammazza il morso stesso, per cui capirai il progresso. Però vabbè, facciamo finta che sia così. Ora, io veramente, ragazzi, non so che cosa dire. È un film pessimo, con musiche a buon mercato orribili, una regia veramente, nelle scene in cui ci sono gli attacchi dei zombie non si capisce un cazzo, violenza usata in maniera insensata, è una porcheria. Non solo, è un insulto a uno dei più bei film sugli zombie mai creati, forse il più pazzesco, il più politico di George Romero, dove si parlava dello strapotere dell'autorità nei confronti della povera gente, dove si parlava dell'evoluzione della figura dello zombie. No, qua non abbiamo tutto questo, abbiamo un tizio stronzo ma che ha ragione, che viene fatto passare per cattivo, una testa di cazzo che non è neanche in grado di sentirti un colpo di tosse, capire o se tirate attraverso l'acqua che stai bevendo, un cazzone inutile col fisichetto e i capelli perfetti, e infine uno zombie che non è evoluzione della specie ma è semplicemente un morto di figa plus. E allora vaffanculo, vaffanculo, perché producono queste troiate? Io film del genere vorrei che non venissero più prodotti, perché poi non sembra neanche avere un budget così basso per essere un horror, quindi hanno anche investito dei soldi in questa cosa, hanno infangato il nome di un film, di un regista che è venuto a mancare neanche troppo tempo fa. Porca puttana, per che cosa? Per che cosa? Per farmi venire l'infarto, porca puttana? Io non lo so, ragazzi, questo Halloween è andato così. Volevo recensire un horror che fosse di livello per quanto riguarda la bruttura, perché certe brutture vanno fatte conoscere. Quindi io vi invito a scrivere qui sotto cosa ne pensate del film. Vi abbraccio, grazie di tutto, tanto ma tanto ma tanto bene, vi auguro un buon Halloween e noi ci vediamo al prossimo Muevlog. Ciao a tutti. Ma Mio? Mino? Mino, ci sei? Ma dove cazzo è andato? Victor ancora non lo sa, ma non riesce più a controllare questo potere che non comprende, e Prepuzio lo tiene per le palle, è anche per questo che mi sto registrando. Così almeno se mi succede qualcosa rimane un documento. Ma dove si è cosa? Ciao Mino Ciccini, mi stavi cercando? No, ehi, aspetta un secondo, no. Indovina chi è diventato abbastanza forte da levarti finalmente di torno. Mio Dio, no! Molto bene. E adesso credo proprio che ti assorbirò, inutile idiota. Molto bene, Victor Laszlo 88. Ora che ti ho mandato questa mail in cui ti dico di guardare Day of the Dead Bloodline, sicuramente ti incazzerai come mai prima. E a quel punto io sarò veramente pronto per colpirti in maniera definitiva.